Emirates Biopharma è il più grande produttore di frutta e verdura bio negli Emirati Arabi Uniti. Tra le sue attività anche un festival volto a informare sui valori che lo ispirano. Se in passato si parlava soprattutto di sostenibilità e riduzione degli scarti, l'attenzione è ora principalmente rivolta a temi come la sicurezza del cibo e l'approvvigionamento di prossimità. Quello del dalla fattoria alla tavola è un concetto che stiamo sviluppando di recente. L'idea è valorizzare i prodotti di stagione, chiedersi come possono essere preparati. È così che incentiviamo il consumo di prodotti freschi, più nutrienti. Riduciamo anche l'impronta carbonica perché limitiamo i trasporti. Molti visitatori di questo festival sono qui oggi anche per scoprire e imparare. A muoverli l'interesse per il cibo che finisce in tavola, da dove viene, ma soprattutto che cosa contiene. Siamo venuti per dare un'occhiata e così abbiamo scoperto un'enorme varietà di prodotti. E le serre, poi, incredibile pensare che nel deserto possano esistere cose del genere. Fattori più sorprendenti sono le sfide del clima e l'uso dell'acqua, la qualità dell'acqua a cui si fa ricorso per proteggere le piante dagli insetti. Buona parte degli under 15 pensano che sostenibilità e difesa dell'ambiente siano oggi le sfide principali da raccogliere e credo anch'io siano le battaglie più urgenti. Nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo le terre coltivabili sono appena all'1%. Agricoltura e irrigazione assorbono tuttavia oltre la metà delle riserve idriche disponibili e per il 90% il cibo è di importazione. Nella città di Jumeirah, un nuovo festival si propone di informare e responsabilizzare i consumatori. Abbiamo smesso di interrogarci sull'origine del cibo che mangiamo. Prenda un pomodoro, per esempio. Spesso non sappiamo assolutamente da dove viene. Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto ricorso alla tecnologia e a un software che genera un codice QR. Il codice QR è la punta di un iceberg, rimanda a un link dal quale si accede a tutte le informazioni sul prodotto e il raccolto in questione. Per il capisco, per esempio, mostra quando è stato piantato. Oh my goodness. Vediamo anche che c'è stato un raccolto di oltre 760 kg, il dettaglio della fattoria, ore di lavoro, macchinari utilizzati e poi anche la particella coltivata. Incredibile, questa è quindi la mappa aggiornata della fattoria? Sì, la mappa aggiornata della fattoria. Affrontare il problema della sicurezza alimentare significa anzitutto chiedersi come garantire che i cittadini abbiano un accesso costante a un cibo nutriente, economico e in quantità sufficienti. Agricoltura e pesca sono due dei settori in cui la tecnologia ci sta aiutando a garantire una produzione al contempo sostenibile ed economica. Un approccio sostenibile che guadagna anche sempre più ristoranti. Già sul piano della tracciabilità i clienti sono per esempio più curiosi di conoscere la provenienza dei prodotti, gli ingredienti che utilizziamo. Come rispondono i clienti alla vostra scelta di cibi freschi e di filiera corta? Sono basiti, non si capacitano di come i prodotti locali possano avere una simile qualità. L'evoluzione delle tecnologie poi alimenta un effetto virtuoso e gli stessi clienti si interessano sempre di più a queste pratiche. Il quartiere finanziario di Dubai è un'importante vetrina per l'alta cucina. Questo ristorante ha creato anche un menù sostenibile e ricorre a molti prodotti locali. Fra l'80 e il 90% di verdure e frutti di mare sono prodotti locali. Ne escono sempre ricette buonissime. Che effetto le fa da chef sapere che i suoi ingredienti sono locali? Ci sono sempre più fattorie, anche i frutti di mare sono buonissimi. Spesso si dimentica che abbiamo centinaia di chilometri di coste. Al pari delle verdure, tutto dipende poi da come si utilizzano questi prodotti. Un menù degustazione propone di ridurre gli sprechi e scoprire i prodotti di stagione. Questi sono tutti i prodotti locali. Sentiamo come sono. Con l'imperativo della sostenibilità di orientare sempre di più la produzione, le filiere cominciano ad accorciarsi anche negli Emirati Arabi Uniti e a guadagnarci è anche il palato.